Alla Barton c'era invece grande attesa per l'esordio stagionale della Bartoccini, forti infissi Perugia, ma la squadra di Bertini si è dovuta arrendere 0-3 il finale a Scandicci. Tuttavia buone le indicazioni per quanto riguarda le magliette nere. Elisa Marioli. Esordio di campionato amaro per la Bartoccini Forti Infissi Perugia che al Pala Barton si arrende alla Savino del Bene Scandicci. Le ragazze dell'ex perugino Barbolini non fanno sconti e si impongono per 3-7-0 confermando sul campo le previsioni che sulla carta vedevano la squadra tra le avversarie più temibili di questa stagione. L'allungo di Scandicci arriva già nel primo set, le ospiti trascinate dall'implacabile Antropova chiudono sul 17-25. Anche nel secondo set le toscane prendono subito il largo, ma poi la Bartoccini dimostra di poter giocare alla pari e sul finale Guerra accorcia le distanze, ma è ancora l'Antropova a chiudere il set 24-26. Combattuto pure il terzo parziale, le padrone di casa reagiscono ma non riescono a evitare la sconfitta 21-25. Tra le magliette nere l'ultima ad arrendersi è il capitano Anastasia Guerra, miglior marcatrice con 10 punti all'attivo. Sono soddisfatta della prestazione che abbiamo messo in campo, visto il valore dell'avversario, ha commentato a fine partita. Ora si pensa già a non fallire mercoledì, quando si tornerà in campo nel primo turno infrasettimanale della settimana contro il Macerata, una sfida alla portata delle ragazze di Mister Bertini che cercheranno la loro prima vittoria in campionato. E ancora volley, perché nella Serie A2 femminile c'è stato l'esordio stagionale con sconfitta della 3M Perugia sul campo di San Giovanni in Marignano, 3-1 il finale, mentre in A3 maschile primo successo in campionato dell'Erme Group San Giustino, trascinata dai 22 punti di Ristoskov, il miglior realizzatore del match. San Giustino che in casa ha liquidato 3-0 la Getit Bologna.